E siamo in compagnia di Massimo Pizzocri. Ciao Massimo, grazie di questo invito. Massimo è amministratore delegato di Epson Italia, quindi parliamo direttamente con la fonte. La fonte. Ma siamo qui per incontrare veramente il calendario Epson che è giunto alla sua 12ª edizione, tra l'altro in un modo e con delle caratteristiche particolarissime, perché il calendario Epson ha fatto un viaggio e oggi è diventato un appuntamento veramente importante. Sono d'accordo sul discorso dell'appuntamento, perché noi abbiamo iniziato 12 anni fa. 12 anni fa ci siamo posti l'obiettivo di celebrare i grandi maestri della fotografia italiana. Quando abbiamo iniziato abbiamo fatto una cosa che ci è piaciuta molto, abbiamo cominciato a fare una cosa unica, quella di regalare un calendario non di fotografie ma con le fotografie. Questo è l'unico oggetto dove le fotografie sono effettivamente all'interno del calendario, incollate una a una, è un piccolo capolavoro artigianale. Ma credo che la cosa più importante è che negli anni abbiamo costruito un piccolo capitale, se vogliamo, perché è diventato un appuntamento importante non solo per noi che siamo contenti di fare questa cosa, ma per i maestri della fotografia che trovano in questa occasione, e la cercano, un'occasione per celebrare in un modo libero, in un modo molto anche professionale per la qualità delle foto stesse, la loro fotografia. Beh, gira che ti rigira, abbiamo avuto la fortuna di incontrare Franco Fontana, che è personalmente uno dei miei maestri e ispiratori. E vuole continuare a rimanere un allievo, perché il giorno che è un maestro è il momento di morire. Ecco, Franco Fontana, tra l'altro, oltre ad essere uno dei fotografi italiani di riferimento, qualcuno dice semplicemente, dice paesaggista, ma in realtà è molto di più. È stato uno dei primi, assieme al nostro amico Giorgio Lotti, che in questo momento ci sta fotografando, a aprire le stagioni del calendario Epson. Chi bene comincia, continua. Niente, il paesaggista tra virgolette, perché se c'è una cosa che io ho continuato a fare rischiando e andando sempre incontro, perché io non sono un professionista, la fotografia per me non è una professione, è una realtà di vita, di qualità. Ho fatto paesaggi urbani, i nudi, il reportage, i ritratti, mi sono divertito e continuo a divertirmi, capisci? Perché fotografia vuol dire esprimere e non documentare. E in secondo luogo, finta dura, detto in dialetto emiliano. Senta, una chicca veloce per i giovani che invece si avvicinano con passione alla fotografia e vorrebbero qualche lumicino in più. Lumicino, sai, lumicini sono... Se fossi in grado di accendere la luce nel cervello dei giovani farei l'elettricista, ma a parte quello tutti hanno fretta, non hanno capito che la meta non è davanti, è inutile guardarsi fuori, bisogna guardarsi dentro. E prima di capire quello che c'è, cioè non puoi, cioè prima di diventare devi capire di essere, e in funzione di quello che sei ti esprimi. Non puoi diventare Napoleone se non lo sei, no? Manicomi sono pieni di Napoleoni, no, a parte le battute. E poi la fotografia non è i 100 metri, capisci? È una gara di fondo. Era Franco Fontana all'apertura del nuovo calendario Epson 2012. Siamo con Maurizio Galimberti alla presentazione della 12ª edizione del calendario Epson. Maurizio Galimberti, non solo un fotografo, anzi chiamarlo semplicemente fotografo è diventato qualcosa di riduttivo, una definizione stretta, perché Galimberti in realtà esplora la fotografia in maniera assolutamente personale e creativa. Sì, diciamo che io nasco come fotografo, come hobbista, quindi perché io di lavoro facevo tutt'altro. E poi a 25-26 anni scopro che esiste una storia dell'arte, una storia della fotografia, e quindi, cioè, lo sapevo anche prima, però ho scoperto che se mi contaminavo con questa riuscivo ad andare avanti e a portare la mia visione, non, cioè vedere il mondo e le cose non solo come li sapevo vedere io, ma come l'hanno visto gli altri prima di me,
e come dice Calvino, la fantasia è una marmellata che va spalmata su un pane solido per evitare il molle del banale. Il pane solido è il background, la cultura. Attraverso questo background, attraverso questa cultura, diciamo, riuscire poi a trovare una mia strada, col mio strumento che era la fotografia istantanea, quindi la Polaroid, adesso l'Impossible, e la mia visione e la mia sicuramente emozionalità, e facendo i futuristi, i dadaisti, i pittorialisti, il cinema italiano, il cinema di Fellini, di De Sica, di Rossellini, quindi facendo un mix un po' con tutto. Quindi arte e fotografia contaminate una con l'altra. Parlo con i fotografi, gli dico voi dovete contaminare, ma io devo fare la fotografia, ho capito, però se conosci come gli altri hanno visto, non so, Due Mani, come li ha viste Picasso, come li ha viste Braque, come li ha viste Man Ray, come li ha visto un pittore, come li ha viste Stieglitz, cioè facendo un mix alla fine di questo viene fuori sicuramente la tua visione. Se tu pensi che la tua visione sia superiore a tutti gli altri, sei un presuntuoso e non vai da nessuna parte. Ecco, lei non scatta come quindi i fotografi tra virgolette convenzionali, scatta in istantanea. Sì. Scatto con la fotografia istantanea, e la cosa bella che ti dà, che ti fa essere diretto, perché quando tu fai un'immagine non è che ne puoi fare 10 come fanno uno mette sul bracketing, come cacchio si chiama, non mi ricordo neanche, e praticamente scatta come un dannato, fa una raffica di foto, poi guarda e cancella e ne sceglie una. Ma qual era il tuo punto di vista in quel momento lì? Com'eri? Dove era posizionato rispetto al soggetto? Gli stai girando attorno. Invece col Polaroid fai uno scatto ed è uno, e quindi ho imparato a essere veramente strike, diretto, cioè è veramente la macchina il prolungamento del mio occhio, ed è questo, me ne accorgo, perché quando faccio le immagini difficilmente le butto via, e se la butto via perché proprio se la guardo non mi piace la butto, e non la faccio più perché vuol dire che era destino che non l'avessi fatta. Ma è fondamentale il fatto che di essere diventato diretto, cioè che la fotografia, siccome la vedi subito e prendi un punto di vista ben preciso e rigoroso, devi prendere un tuo punto di vista sulle cose, un tuo modo di stare dentro le cose, rigoroso, non pressapochista. Ecco, questa è secondo me la forza di scattare con un mezzo povero. Mario Giacomelli scattava con una macchina fotografica che era tenuta insieme con i pezzi di scotch, e guardiamo chi è Mario Giacomelli. Quindi il mezzo non conta niente, conta la capa, conta avere un background, appunto quello che dicevo, una cultura, una formazione su quello che vuoi raccontare, e soprattutto capire che cosa vuoi te dalla fotografia, se vuoi fare il fotogiornalista, il fotoreporter, se vuoi fare l'artista, cioè ci sono tanti modi di usare un mezzo fotografico, no? Però a te la scelta di quello che vuoi essere. Ecco, queste 12 immagini nel calendario Epson di che cosa parlano? Ma parlano di un po' di tutto, è un po' una fotocronaca della mia fotografia. Si parte dal viaggio in Italia, che sono quella della nave, quella di Camogli e quella della 500, poi c'è Venezia, e poi c'è una visione un po' più aggressiva, quindi una fotografia che è cambiata, che è quella ad esempio di New York, che sono la quinta e la sesta foto partendo da sinistra. E quindi è un'evoluzione del mio sguardo in 20 anni tra le foto dell'Italia e quelle di New York. E quelle sotto, i mosaici, anche lì è il mosaico negli ultimi 6-7 anni, quindi ci sono immagini di New York molto aggressive, Venezia che sono molto più poetiche, molto più liriche, e quelle di New York, le ultime, sono quella del muro, ad esempio, è matematica. Quindi c'è un po' un'evoluzione, un passaggio del mio modo di vedere, del mio modo di essere nel mosaico, e soprattutto in base al luogo che tu fotografi hai un punto di vista ben preciso. Robert Frank, quando ha fatto The Americans, parlando con Walker Evans, lui aveva fatto una specie di menabò di quello che doveva fotografare, e poi invece Robert Frank non l'ha rispettato, perché ha detto: io quando sono andato lì ho trovato delle cose che erano diverse da quelle che avevo scritto, e se fotografavo quelle fotografavo i miei preconcetti, quindi non andava bene. Ha fotografato quello che lui ha veramente visto e sentito, e ha sentito l'odore. Quindi quando tu fai delle immagini devi lasciarti andare a cuore aperto assolutamente, e devi per forza di cose non avere un preconcetto, cioè devi vivere l'emozione che ti dà quel luogo lì, in quel momento lì, quel giorno lì, con la luce che c'è, perché se sei a New York hai una visione, a Venezia ne hai un'altra, a Berlino ne hai un'altra, e quindi non puoi essere un tutt'uno, ecco, devi avere questa capacità di lasciarti andare e
e di immedesimarti nella situazione, e queste immagini sicuramente raccontano questo stato d'animo aperto. Bene, io credo che in questi pochi minuti ci abbia detto delle cose, tante cose, tanto importanti, ma una sintesi che possa essere anche un binario guida per i giovani che si avvicinano alla fotografia e che oggi hanno a disposizione tanti mezzi, tanti strumenti, una guida, una direzione. Ma la sintesi, la guida direzione può essere questa: innanzitutto di non avere fretta, di capire che cosa si vuole dalla fotografia, dal mezzo fotografico, e poi di essere molto onesti e sinceri con se stessi. Quindi se fai un'immagine che non ti piace, buttala via subito, perché poi ti piacerà sempre di meno. Essere rigorosi e crescere a piccoli passi, e soprattutto, come diceva Paul Valéry in Degas Dans des Signes, Paul Valéry diceva: compito del critico non è quello di dettare linee di progetto, ma è quello di capire se l'artista ha un progetto e lo sta realizzando. Ecco, un giovane dovrebbe prendere due o tre critici di riferimento che le fanno un po' da scuola, e quindi capiscono se lui sta facendo quello che ha intenzione di fare oppure no. C'è un forte senso di autocritico, che però non è solo fine a se stesso, ma cioè, diciamo, non è solo da solo, non è solo su se stesso, ma qualcuno che ti aiuti a crescere a piccoli passi. Questo è fondamentale. E la cosa più importante è aprirsi, vedere il cinema, vedere la fotografia, vedere la pittura, vedere la scultura, perché diciamo che tutte queste storie hanno un punto comune, che è quello di raccontare un volto, ad esempio, no? Quindi lo puoi raccontare col disegno, con la matita, con la fotografia, con il cinema. Se tu non fai questo e pensi solo che la fotografia sia il tuo unico, il tuo assoluto, anche proprio a livello di ispirazione, sei morto. E poi molta umiltà, che è la cosa che secondo me a molti oggi manca. Perché poi, adesso che la fotografia è entrata nel mondo dell'arte, vai nelle fiere d'arte e vedi di quegli scempi dove la gente fa dei disastri. Poi soprattutto devi fare la domanda, ma non devi dare mai la risposta. Cioè, chi usufruisce dell'immagine deve dare lui un'interpretazione. Se non viene coinvolto dentro nell'immagine con il proprio emozione, il proprio sentimento, vuol dire che l'immagine ha un muro, e se ha un muro non va bene. Roland Barthes lo chiamava il pathos, Doisneau lo chiamava l'imperfetto. Cioè, quel qualcosa che ti prende e ti porta dentro nell'immagine. Beh, questa risposta vale un corso di fotografia. Era Maurizio Galimberti per la 12ª edizione del calendario Epson, non solo un insieme di fotografie, ma una vera e propria esperienza visiva.